Poracci, ritorna il TG Poro e quindi anche il quizzettone iniziale. Siete stati in pochissimi a riconoscere il seminale di Kenji Eno, survival horror che forse non è invecchiato nel migliore dei modi, ma la risposta più creativa l'ha data Project Hachibi. Dai, che più o meno ci siamo sentiti tutti quanti così, no? Ma ora su col morale, inizia una nuova puntata. Di che gioco si tratta? Ma soprattutto, cosa c'è da ridere? Solo risposte sbagliate, mi raccomando! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza dover chiedere l'autorizzazione a Disney. Oggi una puntata ricchissima, quasi quanto il reveal di ieri, ma non esageriamo. Parleremo di Sora e dell'arrivo di Kingdom Hearts su Switch, di una feature segreta che è stata scoperta all'interno della dock di Switch OLED e di nuovi rumor riguardanti la GTA Trilogy Collection. Non vi basta? Beh, ci sono altri 600 video sul canale, guardatevene un altro. Intanto vi ricordo che il piano per la dominazione mondiale di YouTube sta procedendo alla grande, ma per conquistare questo simpatico social di Google ho bisogno del vostro aiuto. Basta che lasciate un like e vi iscrivete attivando la campanella delle notifiche per entrare a far parte della Legione Poraccia. Poi se volete c'è il Patreon per finanziare direttamente la realizzazione di questi video, trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e qualcosa mi dice che praticamente sono rimasto l'unico a non aver ancora giocato a Metroid Dread. Hanno leakato il gioco su internet, molte catene hanno rotto il day one e ora escono anche le prime recensioni. E a proposito delle prime recensioni, beh, si parla di un gioco fuori parametro. Stanno piovendo votoni da tutte le parti, anche qualche perfect score, ma tolti gli eccessi, sia in un senso che nell'altro, la media è quella di un vero capolavoro. Dread si prospetta come l'apice dei Metroid in 2D, che riesce a recuperare una tradizione ormai consolidata e a innestare tanti degli elementi già intravisti con Samus Returns, ora espressi al loro massimo potenziale. Se ve lo state già giocando, vi invidio profondamente, ma godetevelo senza fare spoiler, mi raccomando. Noi ne riparliamo venerdì per un mega unboxing. Ad aver ricevuto un'accoglienza decisamente più freddina è stato invece Far Cry 6, ennesima iterazione dell'open world targato Ubisoft. Nonostante alcune interessanti modifiche alla formula Far Cry, nel sesto capitolo si continua a soffrire una sensazione di stanchezza che ormai accompagna la serie da svariati anni. Il setting è interessante, il cast stellare e in generale la production value è altissima. Peccato solo che ormai manchi quel mordente che aveva caratterizzato la saga fino al terzo episodio. Fatemi sapere se magari avete intenzione di recuperarlo o se anche voi ormai siete stanchi delle produzioni Ubisoft. Continua invece il periodo parecchio florido per gli annunci Nintendo e l'azienda di Kyoto sembra non voler lasciare neanche una settimana scoperta senza una bomba colossale. Così, dopo il Direct, la fine di Smash e l'uscita di Metroid e OLED, è stata ufficializzata la data per il Direct dedicato a Animal Crossing. La presentazione avrà luogo il 15 ottobre alle ore 16 italiane e avrà una durata di circa 20 minuti. La stream introdurrà i giocatori a nuovo contenuto aggiuntivo gratuito che sarà reso disponibile da novembre. E le aspettative sono molto alte per questo DLC. Voi giocate ancora Animal Crossing o pensate che il titolo sia stato lasciato morire da Nintendo? Ma passiamo alle notizie del giorno. Ieri si è ufficialmente chiuso il ciclo vitale di Super Smash Bros. Ultimate, ma possiamo tranquillamente affermare che è stato un finale all'altezza delle aspettative. Facciamo un breve riassunto. Chi c'era ieri live saprà quanto ho trovato emozionante tutto l'evento, che a mio parere è stato gestito nel migliore dei modi possibili, tralasciando le trollate da parte di Sakurai su Twitter, che rivolgendosi al pubblico giapponese aveva parlato di un personaggio che molti potrebbero non conoscere. L'aggiunta di Sora, il protagonista di Kingdom Hearts, è stata la ciliegina sulla torta di un percorso durato 3 anni e mezzo e che anzi inizia da molto prima. Si tratta di un fighter richiesto a gran voce da sempre da gran parte della community ed essere riusciti a portarlo su Smash, strappando così l'esclusività a Disney, deve essere stato un compito epocale da parte di Masahiro Sakurai e soci. Il game designer ha anche raccontato come lui e Iwata abbiano deciso di non rendere pubbliche le preferenze sui
sondaggi iniziati nel periodo di Smash 4 per evitare di creare troppe pressioni nei confronti di Square Enix e Disney, e questo è stato solo uno dei tanti dettagli che hanno reso perfetta quest'ultima presentazione. Come al solito, un evento intimo, un faccia a faccia con Sakurai che si rivolge a un pubblico immaginario come se si trattasse di un amico, e oltre a presentare il personaggio e il suo moveset, non risparmia una dose infinita di aneddoti, battute e riflessioni sullo sviluppo di Ultimate e cosa ha rappresentato all'interno del mondo dei videogiochi. Sora arriverà il 19 ottobre insieme ai costumi Mii di Splatoon e Doomguy, e questa aggiunta epocale è stata accompagnata da un'altra notizia bomba. Tutta la saga di Kingdom Hearts arriverà su Switch, divisa in tre titoli che raccoglieranno tutti gli episodi fino al terzo. L'unica pecca è che la trilogia sarà disponibile solo in cloud, quindi necessiterà di una connessione internet stabile per poter essere giocata. Anche i titoli originariamente usciti su hardware parecchio datati, come la PlayStation 2. Questo poracci perché i porting su Switch sono tutt'altro che semplici e programmare per la console ibrida richiede un dispendio tale di risorse e tempo da non risultare conveniente per i publisher. La scelta di Square a livello commerciale è comprensibile, e con l'aggiunta di una porta Ethernet all'interno della dock di OLED, qualcosa mi dice che sia Nintendo stessa a incentivare la proliferazione di produzioni in cloud sulla sua console. Voi cosa ne pensate di Sora e di Kingdom Hearts su Switch? Ma rimaniamo un attimo a parlare proprio della OLED e della sua dock, perché lo youtuber Nintendo Prime ha fatto una scoperta molto interessante. La nuova base sarebbe in grado di gestire un segnale video in 4K e a 60 fps. Quindi la OLED è la Switch Pro? Non proprio, ma potrebbe essere il primo passo verso una nuova revisione. Questo perché la porta HDMI della nuova dock presenta un sostanziale aggiornamento rispetto al passato. Infatti il controller di questa uscita è abilitato a gestire un segnale in 4K a 60 fps e lo stesso cavo che viene dato in dotazione con la console è di tipo HDMI 2.0 e non 1.4 come accade con la Switch base. La versione 2.0 consente infatti di inviare un segnale in 4K e 60 fps. Il problema è che il chip di Switch OLED, lo stesso presente in tutte le altre versioni della console ibrida, non è in grado di generare un segnale in Ultra HD ad elevati frame rate, perché non ha nessun tipo di capacità di upscaling a queste risoluzioni. Questo cosa significa? Beh, che Nintendo potrebbe aver fatto una scelta pensando al futuro. Con una dock già in grado di gestire il 4K, a questo punto a mancare sarebbe solo la console, che potremmo ipoteticamente chiamare per il momento Switch Pro. Magari chissà, fra qualche anno arriverà questa benedetta revisione in grado di sfruttare le potenzialità della nuova dock, o magari Switch 2 potrebbe essere retrocompatibile con la dock OLED, creando così continuità tra due ecosistemi diversi. Voi cosa ne pensate? E chiudiamo tornando a parlare della GTA Trilogy in HD, che ormai, fidatevi di Poro, è sicura al 100%. Poro Prediction. Ma ora si aggiungono nuove informazioni e la situazione si fa sempre più interessante. I dataminer hanno infatti setacciato il codice sorgente del launcher di Rockstar dopo l'ultimo aggiornamento avvenuto in settimana, e al suo interno sono stati ritrovati dei riferimenti espliciti alla GTA Trilogy. Ricordate che però si parlava potenzialmente di veri e propri remake piuttosto che di semplici porting in HD? Beh, da questo data mining i rumor sembrano essere confermati, perché i nomi di GTA 3, Vice City e San Andreas compaiono accompagnati, oltre che da nuovi loghi, dalla dicitura Unreal, un chiaro riferimento al nuovo motore grafico utilizzato, l'Unreal Engine, probabilmente nella versione 4. Ma non è tutto, perché un leak avrebbe fatto emergere anche le icone degli achievement e dei trofei, confermando così la presenza di contenuto aggiuntivo non presente nelle edizioni originali. Questa raccolta si fa sempre più mastodontica e Rockstar ha tra le mani quello che potrebbe essere un vero e proprio million seller, soprattutto se fatto con cura. Ora però vogliamo la conferma ufficiale. Ma quando è che vedremo la trilogy? Uscirà anche per Switch? Quanto costerà? Voi che ne dite? Per me la vedremo già verso fine 2021. E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto tra i commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani per un nuovo video. Voi intanto fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Sora, Michele OLED, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa.
Io sono il Poro, non mi ricordo.